amiche, cari amici, concittadine, concittadini, buonasera. Siamo di nuovo qua. Allora, questa sera le slide le proiettiamo e si commentano da sole. Abbiamo in questi giorni parlato di alcuni dei progetti e di appunto di questi progetti, più di 10, forse una quindicina per il momento. Adesso vedrete le slide. Nel frattempo volevo fare qualche appunto al comizio di ieri sera. Prima di tutto, noi non abbiamo offeso nessuno. Ci è stato detto che li abbiamo attaccati, che siamo andati sul personale. Non è assolutamente vero. Noi abbiamo detto delle verità. Delle verità. Non c'è stata nessuna accusa, nessuna offesa, semplicemente la vera verità. Alessandro e Federico hanno parlato per più di 40 minuti e sinceramente non ho capito che cosa hanno detto. Mi sembrava che stessero parlando dell'aria fritta, onestamente. E hanno parlato per quanto riguarda lo sport del tiro al volo per i cacciatori, hanno parlato della pesca, hanno parlato di fantomatici 100 posti di lavoro. Ora, è vero che lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo di un'economia passa anche da queste cose, però non è che 100 posti di lavoro cadono dal cielo. Oggi credo che lo stesso Berlusconi, per cui sia molto più semplice trovare dei posti di lavoro, abbia serie difficoltà a promettere non 1 milione ma 100 posti di lavoro. Ci hanno detto che abbiamo sponsorizzato il video solo per i like. Assolutamente no, caro Alessandro. A noi è stata proposto di sponsorizzare la pagina. Non abbiamo pagato un euro. Non abbiamo pagato un euro. E il video è stato proiettato e sarà proiettato esclusivamente perché le persone devono sapere. Oltre 2000 visualizzazioni, perché le persone devono sapere. A un certo punto mi avevi perso ieri sera, ho dovuto alzare la mano per dire sono qui, io ci sono sempre, qualunque confronto tu voglia con me ci sediamo e lo facciamo, no, io non ho problemi con nessuno. A me sembra invece, caro Alessandro, che tu quando stai qua tenti di nascondere le persone che stanno dietro di te. Non a caso qua sopra meno di 15-20 persone non ci sono mai, noi non capiamo, ma è legittimo, per carità, tu puoi far salire chi vuoi sul palco, ci mancherebbe, non mi permetto io, non sono io la persona che ti deve dire chi deve salire, però guarda caso non ci sono mai solamente i 12 candidati più te, c'è sempre qualcuno in più, vabbè, contenti voi. Oh, un'altra cosa, mentre mi cercavi hai ringraziato il sindaco perché ha in qualche modo evidenziato il fatto che alcuni post non erano di gradimento e poi hai detto per quale motivo il candidato sindaco non ha fatto la stessa cosa? Ora io ti chiedo, dove eri tu quando qualcuno parlava su Facebook di cane raggiato? Di dieci anni di assoluta mancanza di trasparenza, di imbecilli e di stupidi. E quando addirittura qualcuno si è azzardato di parlare tanto lo sindaco a morire. Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Precisazioni riguardo ai comizi. Quando si fa la cronostoria di quello che accade, bisogna dirle con esattezza, non bisogna dire solo quello che si ritiene più opportuno. Noi quando abbiamo fatto l'incontro
con la presenza del comandante dei vigili e del funzionario dell'ufficio elettorale, abbiamo tra le altre cose concordato di presentare io la lista sabato e domenica, due domeniche fa, e tu sabato e domenica scorsa. Poi mi ha chiamato in settimana e mi ha detto: sai Cesare, mi sono accorto che c'è la finale di Coppa Campioni, se per te non ci sono problemi anticipiamo. Ho detto: non ci sono problemi. Dopo mezz'ora mi ha chiamato e mi ha detto: guarda Cesare, abbiamo sbagliato nella domanda, abbiamo scritto come orario di inizio del comizio alle 8:30. Ora io potevo tranquillamente farti fare una figura alle 8:30 quando non c'era un'anima in piazza, ho detto di sì Alessandro, non ci sono problemi, potete parlare alle 9, quindi da parte mia la massima disponibilità. Detto questo, noi abbiamo parlato il giorno immediatamente successivo, ovvero il venerdì. Poi il venerdì mattina insieme a voi abbiamo prenotato per il sabato sera. Siccome sabato scorso è stato il mio compleanno, io sabato mattina ho disdetto immediatamente l'impegno del sabato sera. Tu che avevi preso 2 ore il sabato sera non hai assolutamente disdetto e non ti sei presentato sul palco. Non solo, tu lunedì avevi prenotato non una ma 2 ore, dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10. Prima vi siete affrettati ad annullare l'orario che andava dalle 8 alle 9, poi abbiamo fatto il sorteggio, io ho vinto il sorteggio e abbiamo parlato noi. Dopo qualche ora tu mi hai chiamato, anzi mi hai fatto chiamare e mi hai detto se per quanto mi riguarda fosse stato possibile parlare dopo di me. Io ho detto: per me non ci sono problemi. Siccome per quanto riguarda il regolamento emesso dalla prefettura questo non è possibile, ti è stato ufficialmente trasmesso un diniego da parte di chi di competenza, delle forze dell'ordine, quindi assoluta trasparenza da parte mia. Detto questo, se tu avessi voluto avresti potuto parlare tranquillamente il martedì, quindi tu invece ti sei presentato il mercoledì, quindi da giovedì a mercoledì semplicemente vi siete nascosti. Poi hai detto sempre tu, caro Alessandro, che noi abbiamo fatto l'ordinario, che voi farete lo straordinario. Ora io da umile, da semplice consigliere comunale, ho fatto 3 scuole, un asilo nido, municipio, infrastrutture San Donato e Galugnano, rimozione dell'amianto, un centro per diversamente disabili, una cappella comunale, le strade che stiamo per fare, il teatro dei veleni sistemato, la rigenerazione urbana, la ristrutturazione delle case popolari di Galugnano e nuovi alloggi e la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia popolare, oltre 6 milioni di lavori. Un semplice consigliere che prende 58 euro all'anno. Io per fare questo ho ricevuto un compenso di 58 euro all'anno. Tu quando eri assessore e vice sindaco per 5 anni, che cosa hai fatto? Cara Alessandro, un'ultima precisazione. Quando abbiamo presentato il programma elettorale, sia io sia tu, il programma era stato scritto in un certo modo. Il mio, che è lo stesso che stiamo distribuendo tra le famiglie, è rimasto pedissequamente, identicamente, sempre lo stesso. Il tuo, in maniera camaleontica, sembra che si modifichi in continuazione. Detto questo, mi sembra di aver visto, e non credo di sbagliare, che la prima parte, quella che riguarda le opere pubbliche, l'avete copiata dalla mia, perché sono esattamente le stesse cose, con la differenza che il mio l'11, se ricordo bene era l'11 o il 12 di maggio, il giorno della presentazione della lista, è stato sempre quello. Il vostro sta cambiando in continuazione. Ora, e poi chiudo. Ieri sera, ripeto, avete parlato per oltre 40 minuti ed era già la terza uscita. Non so da quanto tempo parlate di progettualità, di idee imprenditoriali, di nuove opportunità, ma quando cominciate a parlare di tutte queste belle cose, amici miei? Sempre nel massimo rispetto, nel massimo garbo, e spero di non aver, come dire, insultato nessuno con queste 4 parole. Grazie a tutti e votate la nostra lista. Passo la parola ad Antonio Luceri, una nuova figura, la più giovane, la nostra mascotte.
Buonasera amici, buonasera a tutti. Vi ringrazio per la numerosa presenza qui questa sera in questa splendida piazza che mi ha visto crescere. La vostra presenza mi fa capire che state prendendo a cuore il nostro progetto e questo non può che renderci orgogliosi. Molti di voi mi conoscono già, altri no. Mi presento, sono Antonio Lucieri, ho 33 anni, svolgo la professione di avvocato, sono di San Donato, il mio studio legale è a San Donato, mia madre e mio padre sono di San Donato, i miei nonni erano e sono di San Donato. E con gratitudine, con senso di responsabilità, con grande umiltà e con la giusta dose di timore che ho accettato di far parte di questa squadra, di questo team, di questo gruppo di amici. Un team di amici composto da persone competenti, umili e capaci di amministrare al meglio la nostra comunità. Ed è proprio con umiltà, oltre alla semplicità e alla spontaneità che mi ha sempre contraddistinto, che ho fondato la mia campagna elettorale. Umiltà e confronto, il confronto con il quale entrando nelle vostre case vi chiedo cosa secondo voi manca nella nostra comunità e cosa si può migliorare. Vi chiedo questo perché credo che senza il confronto non si possa avere un vero rinnovamento. Se io e le mie idee sono limitate perché sono solamente una persona, ma è grazie al confronto con voi amici, che quelle idee possono moltiplicarsi, assumere una forma concreta, perché voi siete voi, con i vostri consigli, con il vostro affetto, con la vostra vicinanza a spingerci a dare il meglio, a innovarci, a rinnovarci nella continuità di un progetto iniziato 10 anni or sono con l'amministrazione del nostro sindaco Ezio Conte. Per continuare e fondamentalmente concretizzare il progetto basato sul confronto e sul dialogo, e se il 10 giugno ci accorderete la fiducia, come sono certo che sarà così, è mia ferma intenzione di istituire nel nostro comune lo sportello per i diritti del cittadino, che andrà a sposarsi con la mia professione e con la mia professionalità. Verrà istituito al fine di dare una consulenza legale gratuita a chi non potrà permettersela, di dare consigli e pareri a chiunque ne farà richiesta. In breve verrà programmato un calendario settimanale che comunicheremo per rendere nota la disponibilità e ricevere chiunque ne avesse bisogno in una stanza del municipio in determinate fasce orarie e in prefissati giorni della settimana. Verrà inoltre di pari passo allo sportello istituita una piattaforma sul sito del comune attraverso la quale saranno garantite informazioni immediate anche a chi si troverà nell'impossibilità di recarsi fisicamente allo sportello oppure a chi aveva un bisogno immediato. Lo sportello potrà essere anche uno strumento per informare i cittadini circa le scelte e l'operato della nostra amministrazione. Saremo pronti a dare risposte e a motivare le decisioni prese al fine di rendere ancora più trasparente l'operato della nostra amministrazione. Solo in questo modo potrà rafforzarsi ancora di più quel legame di fiducia con voi cittadini, che sentiamo e vogliamo sentire sempre più vicini a noi e partecipi di questo cambiamento. In questi 10 anni le nostre comunità hanno subito un notevole cambiamento, un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti, è obiettivamente evidente, solo chi ha i paraocchi potrebbe affermare il contrario. E appunto la grande ammirazione del progetto sin qui portato avanti dall'amministrazione del nostro sindaco, del nostro amico Ezio Conte, infatti, che mi ha spinto ad essere qui questa sera. Un'amministrazione costituente oggi una squadra, quella dell'attuale candidato sindaco Cesare Taurino, che ha deciso di puntare sui giovani, ha deciso di rinnovarsi dando voce a noi giovani. Io mi reputo un piccolo ingranaggio che col vostro consenso andrà a far parte del movimento dell'orologio che oramai scandisce le sue ore da ben 10 anni e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ed è proprio
dai piccoli e giovani ingranaggi che si deve ripartire. In questo momento io credo che le comunità di San Donato e Galugnano abbia bisogno di idee giovani e di idee nuove. Non possiamo tornare a 30 anni fa. Nella veste di elemento più giovane della mia lista questa sera vi dico che occorre far riavvicinare i giovani che ormai sono disillusi dalla politica. Ed è per questo che tra i vari punti del nostro programma amministrativo intendiamo realizzare una consulta giovanile comunale con l'obiettivo di coinvolgere i giovani che vanno dai 18 ai 30 ai 35 anni in vari incontri in cui discutere, promuovere iniziative nel campo della ricerca del lavoro, nel campo dell'imprenditorialità, nel campo della promozione delle arti, della musica, un luogo dove i giovani possono elaborare proposte, esporre iniziative da portare all'attenzione della comunità e dell'amministrazione comunale. Perché queste sono idee per i giovani ed io sono onorato di essere un giovane che si mette al servizio del proprio paese in prima persona, un giovane che non ha nessuno alle spalle, non mi manovra nessuno come fossi un burattino. Un giovane che non è la controfigura di un parente che l'ha piazzato qui su questo palco per fargli da portavoce, salvo poi lavorare di nascosto e monitorarlo dietro le quinte. Io penserò e agirò autonomamente, facendo leva sulla mia personalità e sui miei valori. Mi avvio alla conclusione dicendovi che noi continueremo a lavorare assieme a voi, noi miriamo a crescere insieme a voi, a far crescere il nostro paese e solo grazie alla fiducia che ci accorderete porteremo avanti le nostre idee giovani per i giovani e i giovani progetti che abbiamo in mente. Pertanto sono qui questa sera a chiedervi il 10 giugno di votare la lista numero 1, la lista Libertà, crociare l'orologio e votare il vero e reale rinnovamento nella continuità. Viva San Donato, viva la lista Libertà, simbolo di dignità, onestà e coerenza. Grazie. Bravo e impetuoso Antonio. Parola a Tommaso. Grazie, buonasera. Di Antonio però mi faccio sentire. Ormai la campagna elettorale entra nel vivo, stiamo girando tantissimo nelle vostre case, ormai ci vedete. Dobbiamo far vedere a voi quello di buono che abbiamo fatto. Io stasera ho fatto preparare delle slide, possiamo già partire. Queste sono alcune cose che il sottoscritto da assessore allo sport ha sostenuto o ha fatto. La gara podistica che si fa ogni anno in un circuito regionale organizzata da Paola Bernardo, dove viene patrocinata dal comune e sostenuta dal sottoscritto. La seconda slide. La gara ciclistica rientrante sempre nel circuito regionale organizzata da Luca Credì, patrocinata dal comune di San Donato e sostenuta dal sottoscritto. Il 28 maggio dell'anno scorso per la prima volta ho organizzato la giornata nazionale dello sport. Eravamo tutti in questa piazza lungo via Roma fino al comune. C'erano oltre 20 associazioni di varie discipline, le devo nominare se no qualcuno dice che parlo di calcio. C'era judo, karate, pallavolo, basket, bodybuilding, aerobica, tutto questo sono riuscito a organizzare con il patrocinio del CONI. Per ultimo, ma non per ultimo, l'ultima slide, un avvenimento che qui a San Donato era stato dimenticato e il sottoscritto l'ha ripreso dopo 13 anni, il torneo dei quartieri era finito per ovvi motivi che non sto qui a elencare, si era perso lo spirito di quel torneo, lo spirito di aggregazione, io l'ho ripreso e ho pensato bene a intitolare questo torneo a tutti i giovani di San Donato e Galugnano che purtroppo non ci sono più. Questo
e Tommaso, ma soprattutto questo è l'assessorato che fa parte di questa amministrazione che andrà avanti dopo il 10 giugno. Però dopo ieri sera ci stiamo attrezzando. Cercheremo di portare l'acqua su via Roma, così faremo la gara di pesca. E come ha fatto Antonio questa sera, pregherei Alessandro, perché bisogna parlare solo con lui. Lui è il garante della sua lista, lui parla di democrazia partecipata, però non fa parlare nessuno, parla solo lui. Quindi mi rivolgo ad Alessandro Quarta: quando i tuoi candidati salgono qui sopra, almeno una presentazione, perché c'è qualcuno l'altra sera che ha detto ma quello te c'è figlio, ci ede, c'è faccia. Allora uno sale sul palco, si presenta, io faccio l'imbianchino, il poliziotto, l'imprenditore, l'avvocato, così sappiamo tutti di tutti. Cosa facciamo? Bisogna parlare di Alessandro Quarta, perché quelli che c'è sulla lista non li vuole fare uscire. Quindi Alessandro Quarta, devo parlare di te. Hai parlato di coerenza, io la vedo in maniera diversa. Tu la coerenza la vedi, la coerenza la vedi a modo tuo, io la vedo a modo mio. Ricordo ancora 7-8 mesi fa, non mi ricordo di preciso settembre, agosto, mi fermaste a Galugnano. Sai Tommaso, la gente mi sta fermando perché sta dicendo che io devo fare il candidato sindaco con voi. Ho detto Alessandro, beh, questo è un buon segno, ed è sparito. Poi è andato da qualche altro assessore e ha fatto la stessa cosa, si è proposto. La Miriam va così con la testa, eh? Poi a dicembre, a gennaio di quest'anno, perché sapeva dove doveva andare a parlare per questa cosa, è arrivato ad Ezio. Ezio, tutti mi stanno chiedendo di fare il sindaco, facciamo una cosa comune, vediamo cosa possiamo fare, questo e quant'altro. Giustamente il sindaco, nella persona di Ezio Conte, una persona corretta, ha detto caro Alessandro, se vuoi partecipare con noi sei il benvenuto. Però noi abbiamo fatto un percorso politico coerente e trasparente, quindi il candidato sindaco doveva uscire dalla amministrazione uscente. E quindi abbiamo proposto Cesare Taurino. Cesare Taurino, che come ha detto lui, ha rimarcato le parole di Alessandro Quarta, che ha fatto solo l'ordinario. Ci sta bene, facciamo solo l'ordinario. La demagogia la lasciamo agli altri. Un'ultima cosa, perché devo passare la parola ad Ezio, sennò mi taglia i libri. Ha detto a tutti noi, al sindaco, all'assessore, ai consiglieri, che dobbiamo avere rispetto del ruolo istituzionale che rivestiamo. Caro Alessandro, io indosso una divisa. 22 anni fa ho giurato fedeltà alla Repubblica e quindi non mancherei mai di rispetto alle istituzioni. Ecco, in semplici parole abbiamo parlato un po' di Alessandro Quarta. Io adesso vi devo lasciare perché deve parlare Ezio, però esorto nuovamente Alessandro Quarta a far parlare chi ha portato il comune nelle mani del commissario prefettizio Massimo Longo. Devi venire e parlare qua e spiegare i motivi, e devi spiegare i motivi perché oggi siete tutti uniti a braccetto. Grazie. Prego. Ho detto che noi realizzeremo la città di tutti, vale a dire un paese in cui ogni cittadino ha diritto dovere di parlare, di esprimere le proprie sensazioni, i propri problemi, ma allo stesso tempo anche il diritto lanciare le proprie idee, le proprie iniziative. Ho parlato di questo e ho sostenuto anche la candidatura di
Sergio Conte come migliore tra le tutte, come sindaco di tutti, perché per natura, per vocazione, è quello che meglio rappresenta lo spirito di sacrificio e lo spirito di servizio. Poi, caro Massimo, devo una risposta anche a te, perché mi hai chiamato e mi hai accusato di avere delle responsabilità per la caduta dell'amministrazione. Cari amici, io non penso che quando una coppia si separa la colpa è dell'avvocato che non è stato in grado di mettere d'accordo i conti. Io non penso di avere delle responsabilità, così come non penso che ce l'abbia l'amico Esce e nessun altro dei miei consiglieri. Perché intanto penso di avere una dignità politica, ma soprattutto una dignità personale. Perché, caro Massimo, all'epoca non c'era bisogno di scomodare l'onorevole Poli per chiederle un aiuto, un sacrificio e mantenere in vita l'amministrazione. Bastava venire dal sottoscritto. E comunque l'accordo non ci sarebbe stato, non per mancanza di senso civico, senso di responsabilità, ma proprio per un altro senso civico e senso di responsabilità. La mia scelta di essere qui questa sera dimostri la mia coerenza personale, come detto, la mia coerenza politica, la coerenza di qualcun altro che ha abbassato altri lì. Voi non siate vecchi a livello politico, ma siete vecchi a livello programmatico, San Paolo è stato folgorato sulla via di Damasco. Giusto! Alessandro Guasta è stato folgorato all'ascesa di Caparica. Era lui nel 2008, quando diceva a chi oggi ha di fianco che siete vecchi a livello programmatico e che avevano toccato il fondo. Caro Alessandro, sei stato mio vice sindaco per 5 anni e conosci bene il mio operato, mi conosci a perfezione, so rivestire il mio ruolo da sindaco come si deve, ma quando salgo su questo palco, oltre ad essere sindaco, sono un consigliere, un candidato consigliere comunale che fa la propria campagna elettorale e non ti pensare che mi siete qui sopra come un nuvolo di un presepe come sta uscito, perché io ho voce da parlare, da urlare e anche da abbagliare. Lasciamo perdere la morte, per carità. Sicuramente chi ha espresso questa parola è più giovane di me, quindi toccherà a me morire prima. Ma ti aspetterò al momento del giudizio universale, a fianco a San Pietro, per vedere quale posto prenderai all'interno, perché io, per quello che ho fatto alla nostra comunità, sono già in paradiso. In questi 10 anni di amministrazione comunale mi hanno visto impegnato quotidianamente per la comunità di San Donato e chiedo scusa ai cittadini se non sono riuscito a soddisfare tutte le loro esigenze, se qualche volta avevo il capo passato perché pensavo e non ho salutato i cittadini, ma ricordatevi che il mio numero di telefono ce l'avevano tutti, dal primo all'ultimo, al primo squillo correvo a casa. L'ho fatto per 10 anni e lo continuerò a fare sempre. Il mio impegno in questi 10 anni è stato il parco giochi della 167, via Roma, le scuole.
il comune, la piazza, la 167 a Galugnano, il centro polivalente per diversamente abili. È stato questo il mio impegno, è stato questo cambiare il nostro paese. Ora mi sento dire, hanno fatto una lista di fitto. A me non mi comanda nessuno. Non perché sono Mussolini, perché io condivido con questi amici tutto, e l'ho condiviso con te e l'ho condiviso anche con la Maria Rosaria Ducci. Di tutte quante voi, giovani che siete 8, avete mai conosciuto Raffaele Fitto? Ci avete mai parlato? E allora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E comunque stiamo sempre parlando di un ex ministro e di un presidente della Regione Puglia e di un europarlamentare. Se devo rimproverare Fitto, io lo rimprovero. Tu non sei capace a rimproverare né Ciccarese e né Borgoni, perché 7 anni fa, quando tu eri vice sindaco, sotto la porta di Borgoni, ci sono andato io, Alessandro Quarta. Tu non c'eri per difendere i cittadini di San Donato e la salute dei cittadini di San Donato. 5 anni fa sentivo parlare di legalità, che dovevano riportare a San Donato la legalità. Ora non si parla più di legalità, perché l'ho riportata io a San Donato. Perché l'ho riportata io a San Donato. Aspettavo l'autorizzazione per far vedere tutto quello che vi siete detto in questi 15 giorni di campagna elettorale. Niente di fatto. Non mi hanno dato l'autorizzazione, perché io ho la prova e documenti di tutto quello che hanno fomentato contro di me, contro la mia persona, prima della campagna elettorale. Maria Rosaria Ducci, hai detto a Alessandro che io sono andati via, e io ho fatto una lista e mezzo, perché se non vuoi una di grigio, io ho fatto proprio una lista da quella parte. Noi siamo andati via, Maria Rosaria Ducci è ancora il mio vice sindaco e può salire su questo palco insieme a noi, senza battere le mani giù, a spiegare quali sono state le motivazioni che lo hanno fatto allontanare. 2 o 3 mesi fa sono stato a casa sua, ero emozionato, elogiavo il suo lavoro che ha fatto insieme a me in questi 10 anni, e smentiscimi se non sto dicendo la verità, ti do 5 minuti del mio tempo, se non è vero mi devi smentire. E ho detto a Maria Rosaria, io, i cittadini mi hanno premiato per 2 legislature, per 10 anni, perché hanno capito l'impegno, hanno capito il mio lavoro e sono stato premiato. Mi piacerebbe che tu diventassi sindaco di San Donato e di Galugnano, perché ti stimo come persona e come tutto. Ma non mi accorgevo che in quel momento avevo infilata una punta di coltello dietro la schiena. Non mi accorgevo, Maria Rosaria. Devi spiegare le motivazioni che ti hanno spinto ad andare via e a far candidare tuo nipote dall'altra parte. Altro che sono cose diverse, là è un affare di famiglia, altro che cose diverse. Andrea Munno, mi dispiace che quando parliamo noi se ne vanno a Galugnano, sarebbe bello venire tutti a San Donato e ascoltare noi e voi come abbiamo fatto noi, altro che svolare la piazza, perché la piazza questa sera a San Donato è piena di gente. Non che ve ne andate a Galugnano, noi siamo stati a Galugnano ieri, appena siamo corsi tutti a San Donato per ascoltare quello che dicevate, e non diamo ordini di scuderia a non fare uscire le persone, perché loro escono quando noi siamo
questo, di cosa avete paura? Andrea Munno, manca un minuto. Vuoi spiegare cosa ti ha spinto ad andare via dalla nostra lista, perché io ero un vecchio e sei andato dall'altra parte dove erano tutti quanti giovani? Lo dico rotondo, fagli una visita, tu sei un bravo pulista, tu sei un bravo pulista. Spiega ai cittadini di San Donato, tu e la zia, cosa volevate fare al cimitero di San Donato. E ne ho prove e documentazione. Devi spiegare insieme a me, non insieme a loro. Qui sopra, insieme a me, devi spiegare quale progetto financing volevi fare dove c'era pane per tutti. Con me mangerai pane. E per nessuna ditta, io non vendo i cittadini di San Donato per nessuna ditta. Non sono arrabbiato, io parlo con il cuore e quello che mi esce dal cuore, perché quando devo difendere gli interessi dei miei concittadini le parole non mi escono dalla bocca, mi escono dal cervello e dal cuore. Secondo, perché hanno fatto, forse ho sfruttato un secondo, hanno detto che ho chiamato la lista loro Mannucchio, mi hanno ascoltato alla parola, sapete qual è la loro musica quando girano con l'auto? Andiamo a mettere il brano, non mi sbagliavo, non mi sbaglio mai, buonasera a tutti. Ci vediamo domani sera alle 10.